Eccellenza, se lei avesse di fronte De Scalzi, amministratore delegato di Eni, cosa gli chiederebbe dopo quello che abbiamo scoperto in questi giorni? Dopo un doveroso ed educato saluto, gli farei notare che non sono stati onesti con il popolo lucano, perché è impensabile che l'Eni non sapesse dei rischi. Posso essere io, diciamo, ignorante nella materia, ma non l'Eni. Per cui ogni giorno noi scopriamo danni ingenti arrecati all'ambiente e quindi arrecati alla salute dei cittadini. E danni e basta. Perché? Perché dal petrolio non è arrivato sviluppo in Basilicata. Causa del petrolio o perché è stato gestito male, secondo lei? Io ho avuto modo di dire già in qualche altra intervista che il petrolio in sé non è un male, è una risorsa. E che penso che ormai la tecnica sia arrivata a tale punto di sviluppo per cui è possibile estrarre petrolio senza distruggere la natura e senza far male alle persone. Ecco perché la responsabilità di coloro i quali gestiscono l'estrazione petrolifera è, a mio giudizio, è una responsabilità grave. Solo dell'Eni? Io non sono, diciamo, adeguato a dire tutti i soggetti. Io dico coloro i quali a vario titolo hanno contribuito e contribuiscono a prendere le decisioni. Io non ho le competenze per iniziare a fare l'elenco, però una cosa è certa, io sono di quella zona, vescovo di Tricarico prima e di Tursi Lagonegro adesso, per cui la Val d'Agri la conosco, mi appartiene affettivamente, ma la conosco anche nelle sue dinamiche. Ebbene, quella zona è una zona bella, verde, feconda, e adesso è come se fosse stata violentata, violentata ma anche arrecando un po' di danni a noi. Una parola di fiducia ai giovani della Val d'Agri. I giovani della Val d'Agri devono credere nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità, devono sapere che possono essere i protagonisti del futuro a una condizione, alla condizione che si pongono come soggetti attivi, soggetti cioè capaci di proporre, capaci di giudicare, capaci di fare impresa, capaci quindi di sfidare anche questa realtà. Devono farsi sentire, e devono farsi sentire innanzitutto con i propri sindaci e poi man mano più avanti.